passiamo il ponte, andiamo sul lato destro e saliamo di là sulla lingua di destra, perché è sicuramente la più facile. Di qua è molto crepacciato, troppo brutto per risalire, e sulla sinistra ho paura che sia troppo pendio, troppo inclinato, e quindi non so se riusciamo a salire. Al limite, risalendo dalla lingua destra, scavalchiamo poi là in alto sulla morena e andiamo sulla lingua di sinistra alla stazione meteo. Buonasera e benvenuti a Lux in Tenebris. In questa puntata, come sempre, naturalmente parleremo di speleologia, ma vi faremo vedere un aspetto un po' diverso di questa attività. Parleremo infatti di speleologia glaciale. Siamo in Valtellina, quello che vedete intorno a noi è il ghiacciaio dei Forni. Siamo a quota circa 2005-2006 a seconda della distribuzione del ghiacciaio. Insieme a noi questa sera c'è Paolo Testa, speleologo del gruppo CAI di Varallo e istruttore nazionale di speleologia. Paolo, la speleologia glaciale si occupa di scendere, esplorare e studiare i mulini glaciali che si formano all'interno dei ghiacciai. Sì, proprio questo. Infatti la speleologia glaciale, appunto come dicevi tu prima, è una branca della speleologia un po' particolare, poco frequentata da pochissimi speleologi che si sono specializzati a scendere queste grotte, questi mulini glaciali che si sono formati proprio nei ghiacciai. Questi mulini vengono scavati proprio dall'acqua di fusione del ghiacciaio, i quali, come lo stesso principio che si formano le grotte negli altopiani carsici, anche quest'acqua di fusione però fonde appunto il ghiaccio e man mano forma appunto un sistema carsico all'interno del ghiacciaio. Sono prettamente verticali perché cominciano sempre con dei pozzi verticali, a volte anche molto molto profondi, e poi pian piano la grotta diventa più orizzontale e si possono trovare meandri, forre, cunicoli, gallerie, eccetera. Il ghiacciaio naturalmente scorre verso valle, si sposta e nella sua discesa verso valle trasporta anche questi mulini, per cui queste cavità non hanno vite lunghissime, ma poi vengono, diciamo così, tritate e mangiate dal ghiacciaio durante il suo percorso verso valle. Sì, infatti queste grotte, ovviamente sappiamo che i ghiacciai si muovono, vanno sempre verso valle, e quindi queste grotte chiaramente si spostano, ma spostandosi il ghiacciaio cambia le situazioni, quindi anche l'acqua prima o poi abbandona questa grotta, e diciamo così, questa grotta in pochissimo tempo muore, però ne forma un'altra nuova più a monte, e quindi rinasce un'altra grotta, se vogliamo. Ai bordi dei ghiacciai si trovano delle grotte un po' particolari, sono grotte di contatto e vengono create da ruscellamenti che scendono dal pendio della montagna a fianco e iniziano a scavare nel ghiaccio, a fondere il ghiaccio e a creare queste cavità. Dopo un svariato tempo che l'acqua scava, queste grotte vengono, diciamo così, allargate e si innescano delle correnti d'aria. Queste correnti d'aria, ovviamente essendo aria calda, fondono il ghiaccio e quindi ampliano queste cavità e fanno addirittura dei trafori di ghiaccio, e quindi diventano delle cavità molto interessanti, ma a volte anche piuttosto pericolose, perché poi prima o poi crollano.
Queste grotte comunque hanno una vita abbastanza breve, perché pian piano crollano proprio al bordo dell'entrata, dell'ingresso, e hanno questo fenomeno che si chiama esfoliazione, ovvero man mano dei fogli di ghiaccio si staccano e pian piano crollano, e quindi la grotta arretra e prima o poi comunque scompare, e quindi finisce la grotta. La bocca del ghiacciaio, da dove fuoriesce il torrente, è lo scarico di tutta l'acqua di fusione del ghiacciaio stesso, che si infiltrano all'interno dei mulini glaciali, convogliano il mulino da un lato e dall'altro, convogliano in un unico canale e formano una unica bocca dove scaturisce fuori il torrente e forma il torrente che scende a valle. Questa è una grotta endoglaciale. Il torrente che vedete, che arriva da formazione di acqua di fusione del ghiacciaio, ha trovato una piccola spaccatura nel ghiaccio formata dai movimenti del ghiacciaio, dalle tensioni, e quindi ha iniziato ad entrare, incunearsi, quindi ha fuso il ghiaccio e ha iniziato a scavare questa grotta meandriforme proprio all'interno del ghiacciaio, che scende fino alla bocca del ghiacciaio dove l'acqua appunto esce. Oggi ci troviamo al ghiacciaio dei Forni, dove stiamo facendo dei test di tracciamento delle acque del ghiacciaio. Il risultato che ci aspettiamo è una valutazione della velocità di scorrimento delle acque all'interno delle grotte che si trovano dentro il ghiacciaio, che ci permetterà di capire se all'interno del ghiacciaio ci possono essere dei laghi o degli ostacoli, dei serbatoi dove l'acqua si può accumulare e può poi essere rilasciata all'improvviso con delle piene dal ghiacciaio che possono rivelarsi anche molto pericolose. Immetteremo due traccianti diversi in due inghiottitoi diversi del ghiacciaio, in modo da poter valutare la velocità dell'acqua in due lingue, diciamo, del ghiacciaio, che sono separate da una grande morena che probabilmente è un setto impermeabile che separa zone del ghiacciaio dove l'acqua si muove a velocità diversa. Ci troviamo davanti a una grotta. Questa è una bocca fossile, ovvero una volta qui usciva l'acqua di fusione di tutto il ghiacciaio, è stata abbandonata e quindi passa da un'altra bocca. Come vedete, qui ci sono stati dei crolli perché ovviamente non essendo più attiva, pian piano collassa. C'è anche un principio di esfoliazione, come vedete, e quindi sta per collassare completamente. Ha cambiato corso perché probabilmente i crolli all'interno hanno creato un tappo e quindi l'acqua si è fermata e ha creato una nuova via di flusso di uscita del ghiacciaio. Questi ambienti, come potete vedere, sono ambienti piuttosto pericolosi. I crolli, come vedete alle mie spalle, comunque sono ormai attivi. La grotta sta collassando e quindi entrare in queste grotte è molto molto pericoloso. I crolli susseguono giornalmente e quindi bisogna stare molto attenti, guardare la grotta, in che condizioni è, e comunque capire che in queste grotte non si può assolutamente entrare. Come vedete, sull'arco della cavità è in corso un'esfoliazione. Questo enorme foglio di ghiaccio che si sta staccando e quindi man mano la grotta collasserà e purtroppo il ghiacciaio arretrerà ancora di più. Tutte queste pietre che vedete sul ghiaccio in cui ci stiamo camminando sopra è tutto materiale che viene sgretolato dagli agenti atmosferici, quindi pioggia, vento, caldo, freddo, e viene portato a valle dal ghiacciaio, quindi tutto materiale detritico che accumulato forma anche le morene.
Ci troviamo all'interno di una cavità di contatto. Le cavità di contatto si formano ai bordi di un ghiacciaio mediante l'acqua che scende dai pendii. Questi va a finire nel substrato roccioso, tra il substrato roccioso e il ghiaccio, e quindi inizia a scavare la cavità. Questa cavità, una volta che si è creata, si innescano delle correnti d'aria calda, le quali ampliano ancora di più la cavità e formano delle scallops sul soffitto, queste conche di impronte di corrente d'aria calda, appunto, dando una caratteristica alla grotta, una morfologia molto più interessante e più particolare. La differenza tra una cavità di contatto e una bocca sta nel fatto che la cavità di contatto riceve l'acqua, la bocca, che si trova alla fronte del ghiacciaio, invece fa fuoriuscire l'acqua del ghiacciaio. Ci troviamo nella zona a monte del ghiacciaio dei Forni, nella zona dove è stata posizionata dal Servizio Glaciologico Lombardo la stazione meteorologica, che mediante queste centraline registra i cambiamenti climatici stagionali. Questa stazione meteo registra le variazioni di temperatura, di umidità, di pioggia e dei venti, che vengono registrate da queste centraline e poi vengono trasmesse direttamente giù a Santa Caterina Valfurva. I test di tracciamento delle acque sono svolti utilizzando dei traccianti, delle sostanze che vengono immesse nell'acqua in punti precisi di immissione, e a valle del punto di immissione vengono posti degli strumenti, fluorimetri, che rilevano il passaggio dei traccianti. I traccianti sono assolutamente atossici anche per la vita animale nelle acque, oltre che per l'uomo ovviamente. I traccianti sono sostanze che si presentano in polvere, ma per l'immissione vengono diluiti in acqua e poi vengono versati nel punto di immissione. Esistono diversi tipi di traccianti, in questo caso ne utilizziamo due contemporaneamente per avere con lo stesso test risultati da due punti di immissione diversi. Paolo, dopo aver girato, cercato, esplorato il ghiacciaio, alla fine abbiamo trovato un mulino glaciale. Adesso ci prepariamo, tu lo attrezzerai e lo scendiamo. Certo. La tecnica di attrezzamento dei mulini glaciali non è molto diversa dall'attrezzamento dei pozzi, delle verticali, delle grotte, diciamo, carsiche, quindi su roccia. Adesso lo vedremo e ci prepariamo a scendere questo mulino. Esatto. Infatti la diversità tra le grotte carsiche, dove solitamente con il trapano infissiamo all'interno della roccia dei tasselli autofilettanti oppure ad espansione, in questo caso sul ghiaccio ovviamente fissiamo delle viti da ghiaccio e di conseguenza attrezziamo in questo modo. Chiaramente all'esterno non sarà possibile lasciare l'attacco alla temperatura molto alta rispetto all'interno e soprattutto con il sole, perché il ghiaccio superficiale viene fuso e quindi sciolto, e quindi le viti da ghiaccio ovviamente rischierebbero di uscire fuori dal ghiaccio e quindi sarebbe molto molto pericoloso per noi tornare fuori. Di conseguenza si utilizza un metodo nel quale una volta aver infissato tutto le viti e la corda, noi ricopriamo tutto il sistema con del ghiaccio e poi al sopra del ghiaccio ci mettiamo uno zaino, un telo termico, di modo che noi creiamo un permafrost e le viti mantengono
tutta la sicurezza possibile. Quindi non è possibile lasciare degli armi, degli attacchi, degli attrezzamenti permanenti, proprio perché la superficie del chiodo si scalda e quindi tende a sciogliere il ghiaccio intorno. Un'altra cosa che è bene spiegare e che normalmente si fa soprattutto in mulini di queste, diciamo, di questo tipo, è pulire, quindi diciamo disgaggiare il bordo, il labbro della cavità prima di scendere, perché come si può vedere in questo caso ci sono parecchi detriti, diciamo, nei pressi della verticale del nostro mulino. Quindi bisogna comunque verificare che o i sassi siano, diciamo, bloccati dal ghiaccio, oppure spostarli e metterli in zone di sicurezza, questo per evitare che dei detriti evidentemente possono cadere sulle verticali. Certo, assolutamente, perché molti detriti come vedete sono proprio vicino alla verticale, sono ghiacciati, quindi inglobati del ghiaccio, però durante la giornata il sole, riscaldando il ghiaccio, questi sassi si staccano e quindi cadono all'interno del mulino, e quindi è molto pericoloso. Bisogna anche scegliere la traiettoria migliore per scendere, perché solitamente i mulini sono alimentati dall'acqua, quindi c'è un piccolo torrente che vi entra dentro. Noi dobbiamo trovare una traiettoria dove evitare sia l'acqua e possibilmente anche il materiale che può cascare all'interno. Nella fattispecie questo mulino si può considerare fossile, perché comunque, a parte un microscopico rigagnolo che entra dentro, non ci sono apporti idrici importanti, sì, significativi. Diciamo che è un mulino che sta per diventare fossile, perché ormai è sempre meno alimentato. Lì c'era l'alimentazione principale, che lì ha smesso, sta continuando questa per alimentare il mulino, però anche questa ormai ha poco tempo di vita, e quindi è un mulino che sta per diventare un fossile. Esatto. E allora io direi che possiamo cominciare ad attrezzare questo mulino e andiamo a vedere che cosa c'è sotto. Esatto, andiamo. Puliamo il ghiaccio superficiale, dove andare a trovare il ghiaccio molto buono, quello più in profondità. Quindi cerchiamo di pulire con la picca, andare a trovare proprio il ghiaccio bello resistente. Mettiamo la prima vite, come vedete esce la carota di ghiaccio dal tubo della vite. Finisci, va, ti do noia. È buono, se è duro è buono, quindi è un ghiaccio buono. Poi, una volta che abbiamo fissato le tre viti vengono collegate da un cordino in Kevlar, in modo che si crea un attacco, un sistema che viene chiamato nodo garda. In questo modo noi andiamo a trazionare tutti i chiodi su un attacco unico, in questo modo, e abbiamo fatto il nostro attacco. In questo modo qui dentro ci mettiamo un moschettone, dove noi lo posizioniamo all'interno di questa asola creato. In questo modo l'attacco può muoversi in un senso o nell'altro, andando sempre a trazionare su tutti e tre le viti contemporaneamente. Ora che abbiamo completato l'attacco, tutto il sistema pronto per scendere, però noi appunto ci posizioniamo sopra tutto il sistema uno zaino, proprio per creare il permafrost, di modo che il sole non vada a sciogliere il ghiaccio e quindi mettere in serio pericolo la nostra sicurezza. Una volta che siamo arrivati sulla verticale, scegliamo la posizione migliore dove mettere altre viti da ghiaccio, per cercare di non avere prima di tutto dell'acqua che può arrivarci addosso, ma soprattutto che il sole non vada a battere proprio dove sono fissate le viti, in modo che non le scioglie il ghiaccio intorno e noi siamo sempre in sicurezza, che è fondamentale. Abbiamo fissato altre due viti da ghiaccio sulla verticale del pozzo, ma dalla parte opposta del sole,
così le viti rimangono in sicurezza, non subiscono il calore e quindi rimangono posizionate in un ghiaccio buono. In questo caso ne abbiamo piazzate due proprio per motivi di sicurezza, quindi è raddoppiato il carico e quindi l'armo. Adesso possiamo iniziare la discesa in sicurezza. Il meandro è piuttosto stretto e quindi facciamo molta fatica a passare. Il sasso che vedete qua è purtroppo caduto dall'alto, che è stato inglobato nel mulino, ha chiuso la via per proseguire nell'esplorazione del mulino, quindi non si può più scendere. In fondo abbiamo appunto un meandro, ma la via è troppo stretta, non si passa e quindi per noi l'esplorazione purtroppo finisce qua. È importante sottolineare la differenza tra un mulino glaciale e un crepaccio. Il mulino glaciale viene formato dall'acqua che, penetrando, fonde il ghiaccio e crea la cavità. Il crepaccio invece è formato dalla distensione del ghiacciaio durante il suo movimento, il quale spacca una zona ben determinata del ghiacciaio e appunto crea un crepaccio, una spaccatura. Il ghiacciaio dei Forni, come tutti i ghiacciai alpini, è in regressione. La speleologia glaciale, quindi gli speleologi, stanno cercando di capire dall'interno questi fenomeni, come si evolvono, e cercare di capire meglio queste problematiche. Sì, infatti noi speleologi stiamo cercando di capire questa involuzione dall'interno del ghiacciaio, quindi collaboriamo con i glaciologi, loro lavorano all'esterno, stanno facendo appunto dei monitoraggi all'esterno e noi all'interno, appunto per capire anche quello che succede all'interno dei ghiacciai. E allora da questo meandro chiudiamo questa puntata di Lux in Tenebris, grazie e buonasera.